Offensiva a tutto campo dei russi in Ucraina, ma Kiev resiste con barricate e trincee. Intanto sono già 150.000 le persone fuggite. Pesanti scontri nelle periferie, coprifuoco dalle 17 fino a lunedì mattina. Il presidente ucraino dice Mosca voleva un burattino, piano fallito. Il Cremlino accusa Zelensky di aver rifiutato il negoziato, ma Kiev replica falso, pronti a trattare. Partono le sanzioni contro la Russia, già un primo effetto, bloccata una nave russa nella Manica. Resta aperto il nodo del circuito bancario per i pagamenti internazionali, dal quale escludere la Russia. Fra posizioni ondivaghe, in queste ore la Germania apre al via libera alla possibile chiusura a Mosca. Una firma per la pace da Firenze, l'appello congiunto dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo per trovare soluzioni pacifiche ai conflitti. Dal presidente della CEI, Cardinal Bassetti, l'appello alle coscienze dei governanti. Continua l'azione diplomatica del Papa dopo la visita all'ambasciata russa presso la Santa Sede, con un contatto con l'arcivescovo maggiore greco-cattolico ucraino e l'appello alla preghiera del 2 marzo, essere prossimi e vicini a tutti sempre. L'augurio agli alpini ricevuti oggi in udienza. Lo sport e l'arte contro Putin, dalla nazionale polacca che si rifiuta di disputare la prossima partita con la Russia, al premio Oscar Champagne che sbarca a Kiev, unico testimone per girare un documentario sull'aggressione russa, all'Eurofestival che esclude i cantanti di Mosca. 18:30 e una manciata di secondi. Buonasera, benvenuti al TG2000. Al terzo giorno di guerra, le forze armate russe stanno tentando di prendere la capitale. Scontri a sud e a nord della città, ma i militari di Mosca stanno incontrando una resistenza forse inattesa, tanto che Putin, saltata un'ipotesi di trattativa, ha ordinato un'avanzata più rapida. Allora, la cronaca dell'assedio nel racconto di Massimiliano Cocchi. La notte di Kiev ha il suono delle esplosioni e dei combattimenti che sono sempre più intensi. Dalle 17 è in vigore il coprifuoco che, ha spiegato il sindaco Vitali Klitschko, servirà per una più efficace difesa della capitale e per la sicurezza dei suoi abitanti. Chi sarà trovato in strada sarà trattato come nemico. Al terzo giorno la guerra è arrivata dunque nel centro di Kiev e ad annunciarla questa mattina alle 8:12 è stato il missile che ha centrato questo palazzo nella zona dell'aeroporto, periferia sud-ovest, sventrandolo tra il 18° e il 21° piano. Non è chiaro se e quante vittime ci siano state. Dopo essersi fermati a pochi chilometri dalla città, i carri armati russi all'alba hanno cominciato ad avanzare. Abbiamo sentito esplosioni sempre più vicine e ci siamo rifugiati in cantina, dice quest'uomo. Molte persone aspettano le pause concesse dalle sirene che segnalano l'arrivo delle bombe per fuggire, portando via solo il necessario. Tra ieri e oggi sono 100.000, secondo le autorità polacche, le persone che hanno passato il confine. In strada i soldati dell'esercito regolare ucraino combattono, resistono e frenano l'avanzata russa. Le immagini delle TV mostrano i mezzi militari di Mosca distrutti nei combattimenti. In mattinata i media russi dicono che il presidente Zelensky ha lasciato Kiev per rifugiarsi a Leopoli, vicino al confine con la Polonia e quindi alla NATO. Ma lui si mostra ancora in video a Kiev, dice che ci sono 100.000 soldati russi sul territorio ucraino e invita la popolazione a resistere in ogni modo. In rete vengono diffusi tutorial su come fabbricare Molotov da usare contro i mezzi russi. Si invita la gente a registrare e segnalare i movimenti delle truppe nemiche, addirittura a rimuovere le indicazioni stradali per rendergli più difficile l'orientamento. Nel pomeriggio il Ministero della Difesa russo comunica di aver ordinato alle proprie truppe un'offensiva a tutto campo, dopo che Kiev ha rinunciato ai negoziati e gli Stati Uniti dicono che nelle ultime 24 ore altre decine di migliaia di soldati russi sono entrati in Ucraina. Inoltre Mosca, come mostra questo video pubblicato dal corrispondente della CNN, starebbe piazzando batterie di lanciarazzi pesanti in grado di sparare i devastanti razzi termobarici a sud di Belkorov, a pochi chilometri da Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina. Il Parlamento ucraino ha denunciato che aerei russi disperdono giocattoli per bambini, telefoni cellulari e oggetti di valore pieni di esplosivo, trappole mortali. Impossibile dire se sia vero o solo propaganda, così come al momento è impossibile dire se siano veramente 198, tra cui tre bambini, le vittime di questi primi tre giorni dell'offensiva russa, come ha dichiarato il ministro della salute ucraino.
Intanto la vita dei civili è annientata, sono ammassati nei rifugi, nelle metropolitane, nei seminterrati e anche nelle chiese. Sono donne, bambini e perfino i malati. Caterina Dall'Oglio. Il dramma nel dramma di questo terzo giorno di assedio si svolge a Leopoli, qui nel reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale principale della città. Il primario spiega che nell'ospedale stanno avendo enormi problemi a causa delle continue minacce di bombardamenti aerei. I bambini malati di cancro devono essere immediatamente evacuati nei bunker, ma per il personale ospedaliero è impossibile farlo perché i pazienti sono troppi e le medicine e le attrezzature mediche stanno già per finire. A Kiev un altro atto si svolge nei seminterrati come questo, dove centinaia di persone hanno passato la notte, e nei luoghi di culto. Questa chiesa cattolica è diventata un rifugio per 27 bambini e le loro madri. Da due giorni i residenti sono qui per trovare sicurezza dall'escalation dell'invasione russa. Padre Vyacheslav, il parroco, ha pubblicato sui social media i video degli ospiti della sua chiesa, mostrando le famiglie raccolte in un bunker sotterraneo circondate da mobili in legno e minimi effetti personali. Altri clip documentano momenti di vita comune, bambini che indossano abiti pesanti, che giocano all'interno della chiesa, mentre gli adulti sembrano sistemarsi per la notte usando materassi sui pavimenti. Grazie al nostro rifugio sotterraneo siamo ancora qui, spiega il parroco mentre scende le scale. Attualmente stiamo garantendo una quantità sufficiente di tutto ciò di cui loro hanno bisogno. Intanto le sanzioni, l'unico deterrente per la Russia, forse, con un dibattito che si accende intorno all'esclusione di Mosca dal circuito di pagamenti bancari con i codici SWIFT. La Germania si unisce ai paesi a favore della chiusura. La diplomazia continua il lavoro mentre vengono bloccate le prime navi che si suppone portino rifornimenti sul fronte russo. Marco Burini. La guerra è tornata in Europa e durerà a lungo, dobbiamo prepararci, ha detto Macron agli agricoltori francesi, elencando le pesanti conseguenze sulle esportazioni e sul costo dell'energia. Un duro colpo alle nostre economie, mentre i governi occidentali provano a colpire nel portafoglio i responsabili della catastrofe. Stati Uniti, Canada e Gran Bretagna si uniscono all'Unione Europea. Sanzioni dirette a Putin e a chi dirige il gioco, il ministro degli esteri Lavrov e i vertici militari ovviamente. Ufficialmente Putin e Lavrov non hanno conti all'estero. In realtà hanno depositi sotto falso nome o tramite altre schermature. E c'è chi sostiene che Putin sia più ricco dell'uomo più ricco del mondo, Bezos di Amazon, 180 miliardi di dollari, perché si è spartito la ricchezza del paese con un pugno di oligarchi quando si è dissolta l'Unione Sovietica. Andrebbero colpiti anche loro, sostengono molti. Ma per scovare le ricchezze di Putin dovranno collaborare le grandi banche, che certo non brillano per trasparenza. Stati Uniti ed Europa stanno poi ragionando se escludere la Russia dallo SWIFT, il sistema internazionale di scambio monetari. Fa resistenza alla Germania, che ha forti legami economici con Mosca. Il cancelliere Scholz si è visto con il lituano Nauseda e il polacco Morawiecki, che accusa Berlino di egoismo e chiede sanzioni pesanti. Mentre Washington, che manda altri aiuti militari a Kiev per 350 milioni di dollari, valuta se sanzionare la banca centrale russa. La Turchia, alleata dell'Ucraina, deve invece decidere se chiudere il Mar Nero alle navi da guerra russe, come supplica Zelensky. La nostra unità è la risposta più forte, ripetono i leader occidentali. Ma la Russia non è isolata. Al Consiglio di sicurezza dell'ONU la Cina si è astenuta, con India ed Emirati Arabi, sulla risoluzione di condanna dell'invasione. Tra Putin e Xi Jinping è un patto d'acciaio. E anche le sanzioni hanno un costo, non solo per chi le riceve. La guerra infatti mette a rischio anche le esportazioni agroalimentari lombarde in Russia e Ucraina per un valore complessivo di circa 100 milioni di euro in un anno. È quanto stima la Coldiretti Lombarda in base a una proiezione su dati Istat riferiti al 2021, con le vendite che in Russia valgono oltre 77 milioni di euro e in Ucraina circa 36 milioni di euro. Il dato nazionale è di 1 miliardo di euro di esportazioni italiane messe a rischio. Ed ora a Firenze, dove si è tenuta oggi la conferenza stampa conclusiva dell'incontro Mediterraneo, frontiera di pace. Sindaci e vescovi del Mare Nostrum firmano la carta in cui si sottolinea l'aspirazione dei popoli alla pace, alla giustizia, all'uguaglianza dei diritti e alla libertà. In diretta da Firenze, Nicola Ferrante. A te la linea, Nicola.
passare subito a un negoziato per l'Ucraina, un negoziato che costruisca la pace. Lo chiedono appunto vescovi e sindaci in una carta congiunta qui da Firenze, esprimendo dolore per le azioni di guerra in atto appunto in Ucraina. Lo scenario internazionale resta in primissimo piano nell'incontro del Mediterraneo che oggi riunisce presuli e primi cittadini in questo impegno comune per la pace. Mai più guerre, flagello della storia, ha esortato il cardinal Bassetti. Insieme ai sindaci viene richiamato con urgenza il ruolo chiave delle diplomazie nel disinnescare le tensioni. Allora, prima di darvi alcune informazioni sulla giornata di domani, ultima dei lavori con la messa conclusiva, vediamo com'è andata stamani la conferenza stampa finale e la sottoscrizione della carta nel servizio preparato, poi torniamo qui. Fermare subito le violenze e le armi, evitare le sofferenze al popolo ucraino, passare a un negoziato che ricostruisca la pace. Ecco i contenuti della Carta di Firenze, firmata oggi fra vescovi e sindaci. Un atto inedito finora, così il cardinale presidente. Perché stiamo vivendo ore drammatiche e con i vescovi presenti a Firenze abbiamo espresso anche noi il nostro dolore per il terribile scenario dell'Ucraina. Nel testo della nuova carta fiorentina, vescovi e sindaci riconoscono le diversità del Mediterraneo, ma auspicano anche il rafforzamento delle relazioni interculturali, interreligiose e diplomatiche. Allora abbiamo detto anche noi vescovi: si fermi la follia della guerra. Noi conosciamo bene questo flagello, per questo abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere la pace. Quindi l'invocazione ai governi. Bisogna trovare le vie del negoziato, del dialogo, della preghiera, come ho sostenuto prima, per ricucire questo bellissimo manto della pace. La situazione dell'Ucraina è drammatica. Rivisto infine il programma della giornata di domani. A rappresentare il Papa sarà il cardinal Bassetti, che racconta com'è andata dopo aver ricevuto ieri mattina la telefonata in cui Francesco gli faceva sapere dell'assenza a causa di un male al ginocchio. L'ho richiamato nel pomeriggio e lui mi ha detto: voglio che tu sia proprio tu a rappresentarmi, e quindi adesso io sento anche questa responsabilità, la prima volta che mi capita che debba rappresentare proprio la persona del Papa in qualche atto così significativo. Allora, lo abbiamo sentito domani, dunque sarà il cardinale presidente della CEI a tenere i discorsi ufficiali e anche l'omelia da Piazza Santa Croce durante la messa, insomma a rappresentare il Papa, che non potrà essere presente come previsto a causa del dolore, lo sappiamo, a un ginocchio. Ma tutto il programma è confermato, anzi la voglia di pregare per il Papa e per la pace in Ucraina ha spinto, si legge in un comunicato degli organizzatori, a confermare anche la presenza di tanti fedeli che saranno in Piazza Santa Croce anche per accogliere l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la cui presenza è invece confermata. Il Papa reciterà poi l'Angelus regolarmente invece da Piazza San Pietro. Torniamo però alle parole di pace che arrivano qui da Firenze. Il collega Vito De Torre ha raccolto le riflessioni di alcuni primi cittadini, voci laiche. Il servizio poi Roma. Fino a domani Firenze è la città della pace, vescovi e sindaci insieme per mostrare al mondo che un futuro fatto di rispetto e dignità è possibile. Religioni diverse, culture diverse, popoli che si affacciano sul mar Mediterraneo determinati a difendere la pace. It's a great meeting. È stato un grande incontro. Come tutti sanno, sullo sfondo in questi giorni c'è stata la guerra in Ucraina e quindi da Firenze non poteva levarsi messaggio migliore, un forte appello alla pace da parte dei sindaci del Mediterraneo, da parte di chi ha vissuto lo strazio della guerra. La firma di oggi è solo l'inizio, prepara il terreno ad un futuro migliore delle nostre città, un futuro fatto di rispetto della natura, dove la regione del Mediterraneo emerge con una propria economia e cultura. Il sogno infatti è quello di creare l'Università del Mediterraneo con sedi da Beirut a Zagabria.
Sono convinto che occorra fare distinzione tra gli obiettivi del regime di Putin e quello che pensa il popolo russo. Stiamo assistendo in questi giorni a migliaia di russi in piazza per protestare contro la guerra. Dobbiamo prestare attenzione a quello che l'opinione pubblica russa sta rivendicando in questi giorni: una vita in pace. In Croazia abbiamo vissuto la guerra di recente e posso assicurarvi che anche un solo giorno di guerra vuol dire migliaia di vite distrutte. E anche oggi giornata di mobilitazione e solidarietà per il popolo ucraino contro la guerra. Un fiume di persone è sceso in piazza da nord a sud, in Sud Italia e in tutto il mondo, per esprimere vicinanza all'Ucraina e al suo popolo e condannare la guerra e chi l'ha causata. Il servizio di Maurizio Dischino. A Tokyo, tra le voci giapponesi e ucraine, questa mattina c'erano anche quelle delle donne russe per dire no alla guerra di Putin in Ucraina. Non sostengo l'invasione, ha detto una manifestante con un cartello con il quale ha rimarcato di essere russa e contro la guerra. Vogliamo esprimere sostegno al popolo ucraino, le ha fatto eco un'altra donna russa. Loro a Tokyo hanno la libertà di pensiero, mentre in Russia protestare contro la guerra in Ucraina in questi giorni è costato il fermo ad almeno 1800 persone, soprattutto a Mosca e a San Pietroburgo. Pregare per l'Ucraina è uno dei cartelli che stamani a Sydney, in Australia, hanno accompagnato una manifestazione per condannare l'invasione di Putin in Ucraina. A Monaco di Baviera, in Germania, 2500 persone hanno animato la Karlsplatz per gridare no alla guerra. Siamo preoccupati, abbiamo avuto la pace per 80 anni, all'improvviso la guerra è di nuovo in Europa, ha commentato Stefan, dimenticando che in Europa gli anni 90 sono stati segnati dalla guerra nei Balcani. Europa sveglia, Europa sveglia! In Italia mimose e canti per le strade di Cagliari nella manifestazione promossa dal coordinamento provinciale Costruiamo la Pace. A Torino le lacrime delle donne ucraine hanno accompagnato la manifestazione contro la guerra. Siamo ucraine e siamo contro la guerra e vogliamo fermare questa pazzia di un terrorista numero uno al mondo, di Putin. Manifestazioni anche a Foligno, a Napoli e a Roma. Nella capitale gruppi di studenti hanno gridato no a tutte le guerre nel corteo tra il Colosseo e Piazza Venezia. A Piazza Santi Apostoli, i sindacati CGIL, CISL e UIL hanno ribadito di essere contro la guerra per un'Europa di pace. Ma c'è anche in Russia chi ha il coraggio di opporsi alla spirale della guerra. Sentiamo allora la riflessione del professor Dall'Asta. In Russia si sta in questi giorni sempre più manifestando un'opposizione innanzitutto morale a quello che è stato compiuto. Intellettuali, semplici cittadini, scrittori, poeti stanno esprimendo la loro contrarietà a questo atto. Le parole che maggiormente ricorrono sono vergogna, crimine. L'insistenza di tutti è: non vogliamo essere ritenuti responsabili di qualche cosa che è avvenuto sopra le nostre spalle. È una posizione che in Occidente noi dobbiamo imparare a ben valutare e a ben riconoscere. C'è una opposizione, ripeto, morale. Le questioni politiche sono successive, saranno risolte in un secondo momento, ma noi non dobbiamo dimenticare questo fatto, questa posizione che non trova i cittadini semplici sudditi disposti a accettare qualsiasi cosa. No alla follia della guerra, ripete oggi anche in russo e ucraino dai suoi profili Twitter Papa Francesco, costantemente aggiornato sul conflitto in Ucraina. E a Kiev, avverte il nunzio apostolico, presto mancheranno cibo e generi di prima necessità. Paolo Fucili. Solidarietà e preghiera adesso in vista del 2 marzo, mercoledì delle ceneri, per digiunare e invocare da Dio insieme al Papa pace in Ucraina e nel mondo. Così Francesco e la Chiesa seguono le notizie in arrivo dai fronti di guerra. A Vatican News il nunzio apostolico Monsignor Kulbokas parla da Kiev di strade deserte, spostamenti impossibili, gente rintanata nelle cantine dei palazzi, malati privi di cure e scorte di cibo presto in esaurimento. Domani intanto Francesco parlerà dalla finestra dell'Angelus,
La guerra è una follia, ripetono oggi anche in russo e ucraino i profili Twitter papali, citando l'appello di 3 giorni fa per indire la giornata del 2 marzo. E oggi udienza, prima al sovrano militare Ordine di Malta, poi in sala Clementina, con andatura claudicante, all'Associazione Nazionale Alpini, per incoraggiarne le infinite opere di lavoro e servizio volontario, soprattutto nelle emergenze. Traducete così nei fatti la fedeltà al Vangelo, che spinge a servire i fratelli, specialmente i più disagiati. E fra i prossimi impegni delle Penne Nere spicca appunto il dono, annunciato oggi, di 10.000 ore di lavoro all'Associazione Rondine Cittadella della Pace, che accoglie giovani di paesi in conflitto fra loro per farne dei leader di pace. Cambiamo argomento. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita Corviale, quartiere alla periferia ovest di Roma. Ai ragazzi del calcio sociale l'invito all'aiuto e alla fiducia reciproca per essere in futuro protagonisti della vita del nostro paese. Fabio Bolsetta. Il tricolore, da un balcone di uno degli edifici simbolo del quartiere romano di Corviale, accoglie il capo dello Stato. Il calcio come palestra sociale. Tra il cemento di Corviale fiorisce Calcio Sociale Italia, un progetto a carattere sportivo e sociale, oggi con un campo a 11 per smarcare il rischio di emarginazione e offrire a ragazzi e famiglie la vittoria di un percorso possibile di integrazione e legalità. Buongiorno Presidente, molto piacere. E gli educatori di calcio sociale mi hanno educato, mi hanno portato a una strada diversa da quella che in questo posto ci si può aspettare. Per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un luogo che esprime speranza, fiducia e concreta crescita sociale. Valori come l'aiuto e la fiducia reciproca consentono ai ragazzi di essere in futuro protagonisti in positivo della vita del nostro paese. Rispettatevi sempre tutti fra di voi, perché se questo si afferma nella società, poi si afferma sempre anche tra gli adulti, si afferma anche nelle relazioni nel mondo, anche tra gli stati. E permettere così a tutti di avere una occasione di futuro. I rigori li possono calciare anche quelli più deboli. È una regola che se sono stata applicata quando ero ragazzino io, mi aveva permesso di battere qualche rigore, perché mi era regolarmente impedito. Terremoto di magnitudo 3.4 in Piemonte, secondo i rilievi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa è stata registrata alle 15.49 di oggi, con epicentro nei pressi di Polonghera in provincia di Cuneo. La scossa è stata avvertita dalla popolazione anche a Torino. Adesso parliamo di Covid in Italia. Oggi si registrano oltre 38.000 contagi e 210 decessi. Calano le ospedalizzazioni, mentre sono arrivate nel nostro paese le prime dosi del vaccino Novavax. Tutti gli aggiornamenti sulla pandemia con Marco Bergamaschi. La mortalità per i Novavax è più alta di 6 volte rispetto a chi ha fatto il ciclo completo di vaccini e di 17 nei confronti di chi ha fatto il booster, a dirlo il report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità. Nelle ultime settimane calano contagi, ospedalizzazioni, dice poi il report, e ricoveri nelle terapie intensive, anche se sono ancora in aumento i decessi. Dal 7 al 20 febbraio oltre 771.000 i nuovi casi e 715 decessi. Cala poi l'incidenza settimanale a 552 per 100.000 abitanti. E tra gli 0 e i 9 anni c'è la più alta incidenza, a 14 giorni, quella più bassa tra i 70 e i 79. Sempre nell'ultima settimana in leggero calo la percentuale di reinfezioni e da inizio pandemia sono stati diagnosticati oltre 2.800.000 casi tra gli 0 e i 19 anni. Comunque scendono il tasso di incidenza in tutte le fasce d'età e di ospedalizzazione, ad eccezione di quella tra i 16 e i 19 anni, che registra un lieve aumento. Intanto sono arrivate in Italia le prime dosi del vaccino Novavax, distribuite già oggi alle regioni dalla struttura commissariale per l'emergenza e da domani via alle somministrazioni. Il mondo dello sport prende le distanze dalla guerra e dall'invasione russa. Intanto il premio Oscar Sean Penn vola a Kiev per girare un documentario sul conflitto. Silvio Vitelli.
La situazione politica non dovrebbe ripercuotersi sullo sport. La politica è la politica, lo sport è un'altra cosa. Non va giù ai tifosi russi l'idea di perdere eventi sportivi a causa della guerra scatenata contro l'Ucraina. Lo stadio di San Pietroburgo non ospiterà, come previsto, la finale di Champions League, spostata per decisione dell'UEFA a Parigi, lo stesso campo neutro che verrà usato anche per l'Ucraina. Guai anche per il campionato mondiale. Tra poco meno di un mese era prevista a Mosca una partita per la qualificazione con la nazionale polacca, che però ha appena fatto sapere che si rifiuterà di scendere in campo per giocare contro la Russia. Neppure la Formula 1 sta a guardare. Cancellato dal calendario il Gran Premio di Sochi, che si sarebbe dovuto tenere il prossimo settembre. Ancora gli scacchi, grande passione del popolo russo, che in estate avrebbe dovuto ospitare per la terza volta nella loro storia le Olimpiadi degli scacchi con 190 nazioni partecipanti. La Federazione Internazionale ha annullato l'evento. Sport sì, ma anche spettacolo. L'attore premio Oscar Sean Penn è volato dagli Stati Uniti a Kiev per filmare un documentario sull'invasione russa. Infine, l'Eurovision Song Contest. Già nel 2016 la Russia si infuriò per il brano della cantante ucraina Jamal, accusandola di contenere riferimenti alla questione della Crimea. L'anno dopo era proprio l'Ucraina ad ospitare l'evento e la concorrente russa fu costretta al ritiro per essersi precedentemente esibita in Crimea. A maggio prossimo, dopo 31 anni, il festival torna in Italia, a Torino. Live from Turin, Italy. E gli organizzatori hanno appena deciso. L'attacco militare di questi giorni è inaccettabile. Anche questa volta la Russia non potrà salire sul palco. Ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo. Restate con noi. Eccoci di nuovo insieme, ancora una notizia. Il 1 marzo chiude la terapia intensiva aperta alla Fiera di Milano per i pazienti affetti da Covid. La notizia arriva dalla Regione Lombardia ed è un altro dei segnali di arretramento della pandemia in Italia. La decisione è stata presa dopo che nella serata di ieri è stato dimesso l'ultimo paziente ricoverato. È tutto per questa edizione, adesso il meteo, poi la diretta della Santa Messa, prossimo TG alle 20:30, più tardi.